Ciao, bentornati sul canale. Ho appena finito di registrare un altro video che spero di riuscire a montare, spero che venga, quindi vediamo. Però già che ero tutta preparata e ho tutto il setup per girare, volevo anche cominciare a girare qualcosa per un'idea di reading vlog che vorrei far uscire in occasione del centenario della pubblicazione dell'Ulisse di Joyce, perché no? Ho nella mia collezione diversi libri che girano intorno alla figura di Joyce o all'Ulisse e ho pensato che fosse un buon modo per festeggiare questo centenario, leggerli, e nel caso di un paio di questi due libri che ho già letto, parlarvene, visto che mi sono accorta di non averli mai citati sul canale. Il primo in realtà è semplicemente un racconto che fa parte di una raccolta, ma il racconto che dà il titolo alla raccolta appunto è quello che fa il caso mio, perché si chiama Joyce's Pupil, l'autore è Drago Yanchar e niente, lo voglio leggere perché appunto è un racconto brevissimo che gira intorno alla figura di questo alunno studente di Joyce a Trieste. Poi vorrei leggere The Most Dangerous Book, The Battle for James Joyce's Ulysses, che parla di tutta la battaglia legale che c'è stata intorno alla pubblicazione dell'Ulisse, soprattutto negli Stati Uniti, dove è stato censurato e praticamente rischiavi di essere arrestato se anche solo lo spedivi per posta, quindi sono molto interessata. Passando alla narrativa, ci sono appunto quei due libri che ho già letto ma di cui non vi ho mai parlato, che sono Saving Lucia di Anna Vogt, uscito mi sembra proprio l'anno scorso, quindi molto recente, e ve ne parlerò appunto alla fine di questo reading vlog. E poi c'è Daedalus di Chris McCabe, che invece è uscito un paio di anni fa, sempre per una casa editrice indipendente come era per Saving Lucia. E dulcis in fundo vorrei leggere Portraits of the Artist in Exile, sono una serie di ricordi di Joyce scritti da persone che lo hanno conosciuto. Ne avevo letti un paio l'anno scorso, però vorrei leggerlo tutto. Quindi vediamo come va, spero di farcela e di aggiornarvi prossimamente man mano che vado avanti, e poi far uscire il vlog quando ho finito tutto. È passata una settimana dal primo pezzo di video, diciamo, e volevo aggiornarvi. Sono abbastanza a buon punto qui, dovrei riuscire a finire questo primo volume questo weekend. Nel frattempo devo fare una piccola commissione fuori, quindi ho pensato di portarvi un po' in giro con me. Ci sono esattamente 4 gradi e nebbia, quindi bellissimo. Però vabbè, facciamo un giretto e poi ci risentiamo più tardi. Wow.
Ciao, ben ritrovati, siamo al 22 gennaio e quindi volevo fare un piccolo aggiornamento di lettura. Come avevo previsto, ho finito poi il weekend scorso The Most Dangerous Book, che mi è piaciuto molto, l'ho trovato molto coinvolgente, interessante, non è pesante, ecco, avevo paura che fosse un po' troppo pensato per un pubblico di accademici, che quindi fosse molto tecnico, molto dettagliato, invece per quanto sì, insomma, non sia una lettura leggerissima, l'ho trovato molto coinvolgente e molto interessante. Ho cominciato poi Portraits of the Artist in Exile. Sono un po' indietro rispetto a dove vorrei essere, però spero di riuscire a finirlo nei prossimi 2-3 giorni e mi si sta anche completamente distruggendo, si sta tutto scollando e qualsiasi scotch io provi a utilizzare non funziona, si ristacca, quindi non so come arriverà alla fine, però è esattamente quello che dice sulla copertina, quindi sono diversi ricordi di persone che sono entrate in contatto con Joyce e che raccontano appunto la loro esperienza, come sia stato appunto entrare in contatto con questo grande artista. Successivamente vorrei provare a leggere anche un ebook che avevo comprato un paio di anni fa in offerta, che si chiama I Fantasmi di Trieste, perché c'è Joyce in copertina, essenzialmente non mi ricordo nient'altro della trama, però c'è lui in copertina ed è ambientato a Trieste, comunque c'entrerà ben con Trieste visto che si intitola così, e quindi spero di riuscire a leggere anche quello in questo contesto appunto di questo reading vlog a tema. E adesso vado a farmi la mia oretta d'aria e ci rivediamo più tardi, o se non più tardi, la settimana prossima o nei prossimi giorni comunque. Ciao, volevo fare un piccolo aggiornamento di lettura perché ho finito di leggere il secondo volume di questo vlog e, come avevo già accennato, è quello che finora mi è piaciuto di meno fra il racconto, il libro sulla censura dell'Ulisse e appunto questo, perché sì, alcuni racconti sono veramente interessanti e secondo me è bello quando diverse persone magari raccontano più o meno lo stesso evento da punti di vista diversi. Ma ha un po' il problema di essere ripetitivo, perché molte persone, nonostante la biografia di Joyce sia particolarmente nota, hanno sentito l'esigenza comunque di fare dei piccoli riassuntini, e quindi a forza di dai e dai dopo un po' diventa appunto ripetitivo e un po' noioso sentirsi ripetere le stesse cose. Quello che ho apprezzato di più sicuramente sono i ricordi di quelle persone che erano con lui gli ultimi mesi e settimane della sua vita, perché ovviamente è qualcosa di cui non
non so, non si sente molto spesso parlare, si sa dei suoi problemi di salute, eccetera, però è chiaro che i ricordi di qualcuno che era lì vicino a lui hanno un sapore diverso, ecco, rispetto a quella che può essere una biografia un po' più fredda. Il libro in sé è ormai distrutto, in pratica è un miracolo che riesco ancora a tenerlo in mano, però insomma ce lo siamo portato a casa. Oggi ho anche cominciato l'ebook dei Fantasmi di Trieste, ma la cosa più bella è che mi è arrivato il mio autoregalo di compleanno, e cioè il libro di Enrico Terrinoni su tutti i vivi e i morti, che dovevo assolutamente avere perché per forza l'ha scritto Terrinoni e parla di Joyce. Quindi qui Terrinoni in pratica parla di 7 mesi e 7 giorni in cui Joyce è vissuto a Roma. È un periodo di cui non si parla molto spesso perché lui ha odiato questo periodo nella capitale, però in realtà per quanto riguarda certe idee creative che gli sono venute è stato in realtà un periodo abbastanza proficuo. In più mi piace molto che l'approccio di Terrinoni sia quello di raccontare una storia invece che una biografia, e quindi sono molto, molto curiosa di leggerlo. Spero di riuscire a infilarlo in questo vlog perché appunto è uscito adesso giustamente in occasione del centenario sono riuscita a farmelo spedire in tempo dall'Italia, non pensavo perché inizialmente mi diceva che sarebbe arrivato addirittura dopo il 2 febbraio e quindi niente, vediamo se riesco a infilarlo. E noi ci riaggiorniamo come sempre fra qualche giorno. Ciao, bentornati, siamo all'ultimo aggiornamento perché siamo ormai alla fine del mese, il 30 gennaio, e quindi si conclude, diciamo, questo reading vlog a tema Joyce. Ieri in realtà sono andata a fare un giro in centro, non ci andavo veramente da tantissimo tempo, quindi parlo dal futuro, diciamo, e vi mostro qualche clip che ho girato, visto che sono andata alla British Library perché c'era una mostra gratuita su Angela Carter e ho scoperto andando anche una mostra gratuita su Paul McCartney in occasione del libro con tutti i suoi testi e delle sue canzoni. Quindi vi lascio qualche clip che comprende anche Angel e una delle mie Watersons preferite, che è quella Bloomsbury, e poi torniamo con il riassunto finale di tutti i libri che ho letto in questo periodo. Come avevo già accennato, il racconto tratto da questa raccolta di racconti mi è piaciuto molto. Prende spunto da il nome di uno studente che viene citato in una delle più famose biografie di Joyce, quella di Hellman, tale Boris Furlan, che appunto è stato un suo studente quando lui dava lezioni private di inglese, e parte da questa conoscenza appunto fra questo giovane ragazzo e Joyce, per poi parlare di tutti i conflitti e i problemi che si sono sviluppati nel corso degli anni a partire dalla Prima Guerra Mondiale in poi e tutte le
le disavventure, insomma, di questo personaggio. Il racconto è veramente brevissimo, ma è molto interessante, mi ha lasciato molti spunti di riflessione e, come avevo accennato, continuerò insomma con questa raccolta, ma per lo scopo di questo video mi ero fermata solamente al primo racconto, appunto perché il resto non penso abbia a che fare con Joyce, quindi lo posso lasciare per un secondo momento. Il secondo libro che ho letto è The Most Dangerous Book, che appunto parla della battaglia legale per la pubblicazione dell'Ulisse, soprattutto negli Stati Uniti, dove era stato censurato, bruciavano le copie, arrestavano le persone, eccetera, eccetera. È un libro molto interessante, secondo me. La prima parte fa anche una piccola introduzione biografica, quindi anche per spiegare un po' la vita di Joyce e un po' tutte le persone che hanno contribuito alla sua fama, in un certo senso tutte le persone che lo hanno appoggiato economicamente, praticamente tutte donne tra l'altro, il fatto che conoscere Ezra Pound l'abbia portato ad essere poi in contatto con altre persone che l'hanno pubblicato su riviste, eccetera. Ma secondo me la cosa più interessante di questo libro è tutto il discorso proprio non solo sulla censura, quanto sul fatto che Joyce non si sia mai piegato a voler cambiare anche solo una virgola in nessuna delle sue opere, perché non solo l'Ulisse ha avuto problemi di censura, anche alcuni racconti di gente di Dublino. Non solo, ma ci sono queste due figure molto interessanti. Una, un avvocato americano di nome Quinn, che era anche, potremmo definirlo, un mecenate, era un appassionato d'arte, aveva messo insieme anche una mostra con una cosa come centinaia di artisti, che si era preso a cuore proprio questa questione in quanto sia persona appassionata di arte, ma anche in quanto avvocato, e quindi da un punto di vista legale si è prestato per aiutare appunto Joyce. Ma non è l'unica figura secondo me interessante, ce ne sono altre due. Una seconda metà fra il positivo e il negativo, cioè questo personaggio di nome Roth, che aveva deciso di piratare tantissime opere, fra cui anche l'Ulisse. Ma la cosa divertente è che sì, lui lo faceva per amore della letteratura, eccetera, ma non solo ci guadagnava anche dei soldi, ma cambiava anche le opere. Quindi la cosa buffa, diciamo, è che la prima edizione legale pubblicata dalla Random House negli Stati Uniti era in realtà quella versione lì sbagliata. Che è un dettaglio secondo me che fa molto ridere. E infine l'ultima persona che mi ha veramente affascinato è il giudice che ha dovuto fare la famosa sentenza, quella definitiva in cui si decideva se l'Ulisse potesse essere pubblicato o se invece fosse talmente osceno da non meritarsi di essere pubblicato negli Stati Uniti. Perché si va proprio a studiare quella che è stata la sua esperienza, anche questo suo dilemma etico, in quanto anche lui, una persona molto appassionata di letteratura, decide di non basarsi solamente su quelle che erano le prove date dagli avvocati che sostenevano che appunto l'Ulisse non meritasse di essere pubblicato, ma decide di leggersi l'opera. E qui viene proprio documentata, anche grazie a lettere che sono state trovate e alle testimonianze, credo, del figlio o del nipote, adesso mi sfugge, appunto questo suo dilemma, questo suo cercare di capire come mai ci fosse tutta questa grande confusione nei confronti alla fine di un romanzo. Ed è interessante perché questo giudice è lo stesso che ha considerato non oscene due opere, in questo caso di saggistica, potremmo dire, di divulgazione scientifica, una sulla contraccezione ad esempio, e una in generale su, mi sembra, sempre questioni legate alla sessualità. Quindi comunque è un personaggio moderno, potremmo dire, perché appunto non si è lasciato intimidire, o comunque non si è lasciato traviare da quello che poteva essere il pensiero vigente dell'epoca, ma è andato alla fonte, quindi al libro, e ha deciso appunto di permetterne la pubblicazione. Come avevo detto qualche settimana fa, appunto è un libro secondo me molto scorrevole e divulgativo, e appunto una lettura per me appassionante, poi è chiaro che deve interessarvi l'argomento.
Andando velocemente invece per Portraits of the Artist in, of the Artist in Exile, come avevo detto, sì, sono tutte delle raccolte di testimonianze varie di chi ha conosciuto Joyce in modo più o meno approfondito, interessante e un po' altalenante. Poi alla fine sono riuscita a finire anche I fantasmi di Trieste di Dusan Jelincic. In realtà è una raccolta di, potremmo dire, vignette tutte incentrate su vari fantasmi della città di Trieste, quindi non c'è solo Joyce che compare in Città Vecchia, dove c'erano all'epoca tantissime case chiuse, diremmo adesso, ma si parla anche di un personaggio vissuto nel primo Novecento, è morto in circostanze misteriose, che si chiamava Diego de Enriquez, un nome del genere, non sono brava a ricordare i nomi, che era un appassionato di oggettistica militare, ma appassionato a livello, cioè non come potremmo dire uno che colleziona monetine, aveva proprio dei carri armati, armi, carrozze, di tutto e di più, e che era appunto un po' un fenomeno in città e che è morto in circostanze misteriose, e qui appunto in questo libro si immagina un po' quelli i suoi ultimi giorni di vita. Poi si parla ad esempio della chiesa armena, non sapevo neanche che ci fosse una chiesa armena a Trieste. Si parla di quando la città di Trieste ad un certo punto aveva due squadre, la Triestina che giocava nella serie B, credo, o C, italiana, e un'altra squadra che invece giocava nella serie A della Jugoslavia. Quindi, diciamo, prende spunto sia da alcuni aspetti della vita personale del giornalista che ha scritto appunto il libro, sia da avvenimenti storici, e ti va un po' a raccontare le diverse anime di Trieste. Per me è stato molto, molto divertente leggerlo, mi ha intrattenuto molto, mi ha fatto scoprire appunto cose che non sapevo, come quella della chiesa armena, e anche della squadra di calcio, sinceramente. Però mi rendo conto che, a meno che non abbiate qualche particolare interesse nel conoscere meglio Trieste, forse non sia un libro, ecco, per tutti. Però sicuramente se vi appassiona conoscere di più Trieste, o se ci siete stati o vi è piaciuta, secondo me è da recuperare. Poi, come vi avevo promesso, volevo anche accennare a due libri che ho letto in realtà qualche anno fa, ma che non so perché non sono mai finiti sul canale. Il primo si collega direttamente proprio all'Ulisse ed è Daedalus di Chris McCabe, che ha questa copertina molto particolare perché poi si toglie la sovracoperta e è così. Perché si collega molto con l'Ulisse? Perché Chris McCabe immagina cosa è successo il giorno dopo, quindi se l'Ulisse è ambientato il 16 giugno del 1904, qua siamo al 17 giugno. Ogni episodio, anche qui, va a ricalcare, diciamo, l'Ulisse, quindi ha gli stessi nomi degli episodi, ma la differenza è che ad ogni episodio dell'Ulisse di Joyce collega anche un atto di Amleto. Quindi tutti questi parallelismi che ci sono anche nell'Ulisse stesso con Shakespeare qua vengono ancora più sottolineati. In più, una cosa che ovviamente Joyce non poteva fare all'epoca, per forza di cose, alla fine di ogni capitolo c'è una sorta di scelta tipo libro game, e cerca proprio di renderlo quanto più interattivo possibile, di nuovo una cosa che ovviamente per forza di cose Joyce non avrebbe potuto fare all'epoca. Secondo me è molto interessante, è sicuramente più abbordabile dal punto di vista linguistico dell'Ulisse, però al tempo stesso sono certa di essermi persa sicuramente dei riferimenti, perché a differenza dell'Ulisse non c'è la guida di lettura, ovviamente. E mi è piaciuto molto, mi è piaciuto come abbia cercato di, appunto, in ogni capitolo di riprendere quello che ha fatto Joyce, e quindi per me è stata una lettura molto interessante. Il secondo romanzo invece si chiama Saving Lucia ed è di Anna Vogt, è uscito nel 2020, quindi è molto recente, e immagina
una situazione per cui Lucia Joyce, che era internata, diciamo, in un ospedale psichiatrico, quindi in Inghilterra, a Northampton, diventa la scriba di Violet Gibson, che è quella che quella nobildonna, direi aristocratica comunque irlandese, che aveva sparato a Mussolini mancandolo, ma comunque gli aveva sparato e per quello era stata poi mandata in un ospedale psichiatrico, e racconta la sua storia insieme anche a, a Anna Oh, cioè la prima paziente psichiatrica in un certo senso, e Blanche Whitman. Quindi vediamo le storie di quattro donne che in un modo o nell'altro sono state accusate, no, di non essere adatte a vivere nella società insieme alle altre. Ovviamente c'entra molto Joyce per quanto riguarda le parti che narra Lucia in prima persona su se stessa, ma per il rapporto che avevano Joyce e Lucia, l'opera che viene citata di più di Joyce è il Finnegan's Wake, perché si dice che Lucia capisse il linguaggio di suo padre, che loro due avessero anche questo loro linguaggio segreto e riuscissero a comunicare molto bene fra di loro. È sicuramente un esperimento interessante e anche una critica, se vogliamo, al modo in cui i problemi di salute mentale sono sempre stati affrontati nel corso della storia, isolando le persone, invece che trovare soluzioni alternative, insomma, che non prevedessero il chiuderle in una stanza e buttare via la chiave, in sintesi. Quindi sì, un po' forti come tematiche, però sicuramente un romanzo molto interessante. E infine, Lucis in fondo, mi sono tenuta Terrinoni con Su tutti i vivi e i morti. Sono riuscita a finirlo di leggerlo, sono molto contenta perché non avevo dubbi, ma ovviamente mi è piaciuto tantissimo. Come accennavo qualche giorno fa, parla di questi 7 mesi e 7 giorni che Joyce ha passato a Roma, dove si era trasferito in realtà un po' così, a casaccio, diciamo, perché non è che si trovasse male a Trieste, anzi era una città in cui si è trovato benissimo, e lo sappiamo anche per tutti i rimandi che ci sono nelle sue opere, ma praticamente aveva trovato lavoro in una banca come corrispondente estero, diciamo, e quindi pensava di farlo per la sua famiglia, per avere un impiego che fosse più sicuro di quello della scrittura, perché siamo qui nel 1906 e aveva problemi con la pubblicazione di Gente di Dublino, l'editore stava facendo marcia indietro, voleva fargli cambiare delle cose, lui non le voleva cambiare, Giorgio era piccolo, e quindi pensa, vabbè, accetto questo lavoro che in realtà non mi interessa, però dovrei guadagnare meglio e quindi far star meglio la mia famiglia. In realtà a Roma, appunto, non gli piace, la definisce un cimitero. Il lavoro ovviamente non lo soddisfa, e per quanto aveva paura il Tevere gli faceva paura, il che è curioso, come spiega Terrinoni, perché poi nel Finnegan's Wake si parla tantissimo di fiumi, di corsi d'acqua. Insomma, non è stata una gran bella esperienza, però dal punto di vista creativo Roma è stata molto importante, e qui appunto Terrinoni va a riscoprire appunto questa storia, come il germe ad esempio del racconto I morti sia nato lì, e da lì anche appunto il titolo del libro di Terrinoni, come l'idea di scrivere l'Ulisse, che inizialmente lui pensa sarebbe stato solo un racconto, nasce lì. E quindi appunto in questo libro Terrinoni, mescolando un po' quella che è stata la vita di Joyce in quei 7 mesi e collegandoci le varie opere, va a spiegarci perché appunto, per quanto Roma non fosse la città che proprio gli sia andata più a genio, sia stata importante dal punto di vista creativo. E dal punto di vista mio personale, questo libro è molto importante perché mi ha fatto ricordare perché mi è piaciuto così tanto studiare Joyce, perché ti vai proprio a soffermare su ogni singola parola ti riporta qualche cos'altro, a volte con le sue coniazioni in una singola parola inserisce 3-4 parole diverse,
ti rimandano ad altre opere, che rimandano ad altre cose, che rimandano però anche aspetti suoi, della sua biografia. E quindi è una ricerca continua, è un continuo andare a ragionare sulle cose. E mi ha fatto venire in mente appunto quando scrivevo la tesi e mi divertivo tantissimo anche ripensando alle parole di Gianni Celati, che nella presentazione della sua traduzione dell'Ulisse per Einaudi aveva detto che a un certo punto si metteva tipo canticchiare, proprio perché è un'opera che si presta ad essere letta ad alta voce, tanto il linguaggio è musicale. Quindi ho finito, diciamo, con il carico da 90 e sono molto contenta. Spero che questo esperimento di reading vlog, visto che è la prima volta che ne faccio uno, vi sia piaciuto, e fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri o se qualcosa vi interessa o se avete altri consigli a tema joyciano, e ci rivediamo presto al prossimo video. Ciao!